qui un po' più alti di voi, ma siamo veramente, non in modo demagogico, ma siamo sullo stesso piano, che è il piano dei sentimenti, delle passioni che vorremmo in qualche modo questa sera trasmettervi, darvi, che vorremmo condividere con voi. Allora io comincerei con allora il primo blocco di testi che ti proponiamo. È un blocco di due poeti, un poeta e una poeta. Preciso che uso e usiamo il termine poeta invece di poetessa per un semplice motivo che è linguistico ma che è anche fortemente politico. Il femminile essa è un femminile fortemente dispregiativo. Chi era l'ostessa? Nient'altro che la moglie dell'oste, con un ruolo del tutto subalterno rispetto all'oste. Quindi, quando è possibile nella lingua italiana e si può far questo, occorre rispettare una differenza dei generi. Noi diciamo quindi una poeta, per parlare di Anna Akhmatova, questa poeta sovietica che ha vissuto gli anni più belli e più cupi dell'esperienza russa. Quella grande esperienza che Rita Di Leo nel suo bellissimo testo L'esperimento profano ha raccontato in modo sublime, dicendo anche dei dolori e dei compromessi di Anna Akhmatova col mondo nel quale viveva. Anna Akhmatova aveva un figlio che venne per due volte arrestato dalla polizia politica sovietica. Grande esperimento profano, ancora oggi non letto, non riletto dalla risibile e mediocre sinistra di oggi, da quelli che erano comunisti fino al giorno prima e poi sono diventati ultraliberisti. Parlavano di Tovarish e di comunismo e poi sono diventati più liberisti dei nostri più feroci personaggi. Anna Akhmatova invece ci parla di un'esperienza a suo modo grandiosa, dolorosissima. Nel primo testo che leggeremo, insieme ad Adriana ovviamente, Adriana ed io, si parla di una fila d'attesa. Una fila di che tipo? Una fila davanti al carcere delle Croci di Leningrado, di quella città che oggi si chiama Pietroburgo, San Pietroburgo, e che io mi ostino a chiamare San Leningrado, anche per giocare, ma in modo bello, credo. Anna Akhmatova ha suo figlio in prigione ed è in fila per portar qualcosa al figlio, ingiustamente, neanche è il caso di dirlo, arrestato dalla polizia politica. E si trova insieme ad altre donne. Le altre donne le chiedono di, se lei potesse dir qualcosa, raccontare quello che stavano vivendo. È un bellissimo esempio di committenza. La committenza nel Rinascimento era fatta da papi, e oggi da mecenati, perché no? L'arte vive anche di questi compromessi, poi per fortuna c'è anche una grandissima arte libera. Ma quella committenza è straordinaria. Le donne chiedono a Anna Akhmatova: ma lei può dire tutto questo? Lei risponde: Mogu, sì, io posso raccontare tutto questo, tutta questa vicenda. Il secondo testo di Osip Mandelstam, morto nel 1938, nelle galere, nella Siberia nera, buia, non bianca, ferocemente ridotta a un filo spinato di ghiaccio. Un omaggio a tutti quei personaggi, donne e uomini, che comuniste, socialiste, ebree, anarchiche, uomini e donne del sogno, perché questo è stato il Novecento, e che poi sono state travolte dalla fiumana staliniana, da questo grande orrore che spesso non aveva nessuna ragione di essere, di esistere. Spesso sono stati colpiti i migliori e le migliori, coloro che nel sogno credevano e che stavano realizzandolo. Anna Akhmatova, Osip Mandelstam. Io a questo testo della Akhmatova ho deciso di associare un canto, che è un canto tradizionale conosciuto sotto varie versioni sia in Puglia che in Basilicata. È un canto religioso, anche se a me non interessa l'aspetto religioso della questione, vuoi perché appunto non sono credente, vuoi perché
mi interessava la fisicità che in questo canto viene ricordata in maniera molto forte. Si tratta di un canto legato alla passione di Cristo, e dove però si parte, l'apertura del canto è data alla fisicità della sofferenza della Madonna, che a me è venuto in mente proprio in relazione a quello che l'Akhmatova scrive di queste donne in fila in attesa di sapere che fine hanno fatto i propri cari, che fossero figli, mariti, padri. E questa fisicità che è poi quella in cui si manifesta la sofferenza dell'esclusione, la sofferenza della carcerazione e la sofferenza in questo caso di starsene al freddo in attesa. Anna Akhmatova, in luogo di prefazione. Negli anni terribili della repressione, io trascorsi 17 mesi in code d'attesa fuori dal carcere, a Leningrado. Un giorno qualcuno mi riconobbe. Allora una donna dietro di me, con le labbra livide, che certamente in vita sua mai aveva sentito il mio nome, riprendendosi dal torpore mentale che ci accomunava, mi domandò all'orecchio. Lì comunicavano tutti sottovoce. Ma lei questo può descriverlo? E io dissi, posso. Allora una specie di sorriso scorse per quello che una volta era il suo viso. Dedica. Le montagne si piegano dinanzi a questa ambascia, non scorre l'ampio fiume, ma del carcere sono saldi i chiavistelli. Per qualcuno aleggia fresco il vento, per qualcuno è diletto il tramonto. Noi non sappiamo, siamo ovunque le stesse, solo sentiamo delle chiavi l'odioso cigolio e dei soldati i passi pesanti. Ci levavamo come per la prima messa, andavamo per la capitale in stato di abbandono, ci incontravamo là, più esanimi dei morti, più basso il sole, la neva più nebbiosa, la speranza pur sempre canta nascosta, la condanna. E subito sgorgano le lacrime da tutti ormai separata, come se le cavassero la vita dal cuore con dolore, come se brutalmente l'atterrassero, ma cammina, vacilla, sola. Dove sono ora le spontanee amiche di questi miei dannati anni? Che cosa appare loro nella tormenta siberiana? A che cosa sembra loro di vedere nel disco della luna? A loro invio il mio saluto d'addio. All'aria, all'aria, la sola passaia, l'afflitta dolorosa, oide Maria, oide Maria, l'afflitta dolorosa, oide Maria. Vede a lui figlie sue strascinate, mezz'anna fiorma de cavalleria, cavalleria, mezz'anna fiorma de cavalleria.
riuscite a vedere Gesù che è malato. Sopra la croce lui niente si fa a te, lui cusci niente spine granate, spine granate, lui cusci niente spine granate. All'alba ti hanno portato via. Osip Mandelstam, epoca. Chi potrà, mia epoca, mia belva, fissarti nelle pupille un istante e di due secoli agganciare le vertebre incollandole con il proprio sangue? Le cose terrestri dalla gola zampillano sangue carpentiere. La creatura, fino a che c'è vita, deve in giro portare la sua schiena e l'onda e il flutto al gioco si affidano d'un'invisibile spina dorsale. Tenera cartilagine di bimbo è l'epoca neonata della terra. Di nuovo hanno sacrificato l'apice della vita come fosse un agnello per sciogliere l'epoca dalle catene, per dare inizio a un mondo nuovo. Bisogna a mo' di flauto unire insieme le piegature dei nodosi giorni e l'epoca a gonfiare d'angoscia umana il flutto che si increspa. Umana il flutto che si increspa, misura dell'epoca il respiro della vipera nascosta tra l'erba. E ancora le gemme si gonfieranno, la vegetazione schizzerà talli, ma epoca mia, bellissima e grama, è in pezzi la tua spina dorsale, e con un povero sorriso demente ti volti a guardare crudele e fiacca, come una belva che fu agile un tempo, le orme lasciate dalle tue zampe. Ecco, questo è il primo percorso, insomma. Grazie a voi, eh? Grazie. Adesso andiamo a un altro mini percorso all'interno di un gigante del Novecento, come erano dei giganti Anna Akhmatova e Ost Mandelstam, a Bertolt Brecht, poeta del tutto aideologico, che ne dicano i nuovi conformisti, poeta della pulizia dell'intervento, della distanza tra il corpo e la parola, e che in questa distanza, lo straniamento, riusciva a dire delle cose talmente profonde da essere oggi ancora futuribili. Bertolt Brecht, da breviario tedesco. Io ho inserito all'interno di questa lettura semplicemente una strofe della Canzone dei cannoni, dall'opera a tre soldi, ovviamente, di Brecht. Sì. Bertolt Brecht, da breviario tedesco. I lavoratori gridano per il pane, i commercianti gridano per i mercati, il disoccupato ha fatto la fame, ora fa la fame chi lavora. Le mani che erano ferme tornano a muoversi, torniscono granate. Chi sta in alto dice si va alla gloria, chi sta in basso dice si va alla fossa.
al momento di marciare molti non sanno che alla loro testa marcia il nemico. La voce che li comanda è la voce del loro nemico, e chi parla del nemico è lui stesso il nemico. Soldati e bombe, cannoni e trombe, dal capo a Koch Behar. Piovesse oppure no, ci si svagava un po', dalla mattina a sera, con gente bianca e nera, tra teste, braccia e gambe, facevamo cocktails. A chi esita? Dici, per noi va male, il buio cresce, le forze scemano, dopo che si è lavorato tanti anni, noi siamo ora in una condizione più difficile di quando si era appena cominciato. E il nemico ci sta innanzi più potente che mai. Sembrano gli siano cresciute le forze, ha preso un'apparenza invincibile. E noi abbiamo commesso degli errori, non si può più mentire, siamo sempre di meno. Le nostre parole d'ordine sono confuse, una parte delle nostre parole le ha stravolte il nemico fino a renderle irriconoscibili. Che cosa è errato ora, falso, di quel che abbiamo detto? Qualcosa o tutto, su chi contiamo ancora? Siamo dei sopravvissuti, respinti via dalla corrente. Resteremo indietro senza comprendere più nessuno e da nessuno compresi? O contare sulla buona sorte? Questo tu chiedi. Non aspettarti nessuna risposta oltre la tua. Il ladro di ciliegie. Una mattina presto, molto prima del canto del gallo, mi svegliò un fischiettio e andai alla finestra. Sul mio ciliegio, il crepuscolo empiva il giardino, c'era seduto un giovane con un paio di calzoni sdruciti e allegro coglieva le mie ciliegie. Vedendomi, mi fece un cenno col capo, a due mani passando le ciliegie dai rami alle sue tasche. Per lungo tempo che ero già tornato a giacere nel mio letto, lo sentii che fischiava la sua allegra canzonetta. ...1940, frammenti. Dalle biblioteche escono i massacratori, stringendo i figli a sé, le madri stanno e scrutano atterrite nel cielo le scoperte dei sapienti. E questo era Brecht. Adesso ci spostiamo in un'altra regione di questo mondo, alla Bosnia Erzegovina, che rileggeremo attraverso un poeta, il poeta Izet Sarajlić, che nel suo nome Sarajlić porta il nome della città, Sarajevo, capitale della Bosnia Erzegovina, capitale della città che nel Novecento ha subito il più lungo assedio
militare di tutto il Novecento, persino più lungo di quello di San Leningrado. Un poeta Izet che siamo riusciti a conoscere personalmente e che ci dice dell'orrore di quello che è accaduto negli anni 90 in Jugoslavia, una guerra contro i popoli, serbi, croati, bosgnacchi, non, veramente delle volte poco importa, anche se i criminali hanno un'ideologia e un volto ben preciso, Mladic, Karadžić, eccetera, eccetera. Di questo poeta abbiamo colto alcuni testi, alcuni di prima della guerra, anzi del primo secondo dopoguerra. Il primo testo, Leszczynski in ottava B nella classe di questo liceo, e poi Mentono, e poi un testo importante della guerra, Ultimo tango a Sarajevo, dove si parla, devo dirlo perché magari non è a tutti conosciuto, della moglie di Izet, Olga, e di Jovan Divjak, generale di nazionalità serba, cosa vuol dire pochi e poche lo sanno, ma che si batté in Sarajevo per la Sarajevo repubblicana e antifascista contro i fascisti serbi, non contro il popolo serbo, contro i fascisti serbi. Jovan Divjak, grande figura, grande personaggio, che in questo testo balla con la donna più celebrata di Sarajevo, sotto le bombe. Sarajevo resisteva e è riuscita a resistere anche con le armi della cultura. Non si hanno altre armi, usiamo queste: teatri, cinema, il canto, la poesia, il canto ad alta voce, la lettura e le relazioni umane. Solo grazie a questo Sarajevo è ancora oggi città viva, nonostante gli attuali feroci nazionalismi religiosi che la imprigionano. Gli ultimi due testi sono dedicati da Izet a Olga, sua moglie, scomparsa nel 98. Sono testi di assenza, di rimpianto, ma anche un grande sorriso per quello che poteva essere, che in buona parte è stato e che sarà. A questi testi di Sarajlić io ho deciso di associare un canto della tradizione macedone, in realtà, ma mi verrebbe da dire della tradizione jugoslava, nel senso che il repertorio che si cantava e che per fortuna ancora si canta più o meno ovunque era un repertorio condiviso, per cui si cantavano canzoni serbe, canzoni bosniache e canzoni macedoni, e tuttora appunto capita di andare nei locali, ma locali qualsiasi, e di trovare gente di generazioni diverse accomunate dal canto. E questa è una cosa che mi ha colpita molto quando ho viaggiato in Bosnia a più riprese, perché se penso all'assenza di canto delle nostre contrade invece, mi fa una grandissima tristezza, ormai siamo privi di un repertorio comune. E questo canto è un canto che in qualche modo celebra la caducità della vita. E il testo dice... Nasconditi, tramonta bianco sole e nasconditi anche tu luna, e tu nera foresta, nera sorella, sei turbata come me, siamo entrambi turbati da qualcosa, tu dalle tue foglie e io dalla mia giovinezza, ma tu nera foresta le tue foglie le vedrai ricomparire, mentre io la mia giovinezza non la rivedrò mai più. Leszczynski in ottava B. È l'unico che in classe porta la cravatta e legge Oscar Wilde in originale. Nessuno dei suoi è morto in guerra e nella sua memoria in verità non c'è alcuna guerra. Noi durante l'estate ci siamo fatti i calli alle mani, lui ha giocato a tennis e sognato Nizza. Lui è la classe sconfitta oggi e noi i vincitori, ma forse già domani sarà il contrario. Mentono. Mentono sia i serbi, sia i russi, sia i croati, sia i musulmani, quando dicono che non hanno mai sofferto come sotto il comunismo. Sotto il comunismo quelli che soffrivano di più erano i comunisti. Per loro sono
sono state inventate Colima e l'isola calva Goliotok. Ultimo tango a Sarajevo. Il 94, 8 marzo, la Sarajevo degli amanti non si arrende. Sul tavolo l'invito per il matinè di danza allo Sloga. Naturalmente ci andiamo. I miei pantaloni sono un po' logori e la tua gonna non è proprio da via Veneto. Ma noi non siamo a Roma, noi siamo in guerra. Arriva anche Jovan Diviak. Dagli stivali si vede che viene direttamente dalla prima linea. Quando ti chiede un ballo sembri un po' confusa. Per la prima volta ballerai con un generale. Il generale non immagina l'onore che ti ha fatto, ma a dire il vero anche tu al generale. Ha ballato con la donna più celebrata di Sarajevo. Ma questo tango, questo è solo nostro. Per la stanchezza ci gira un po' la testa. Mia cara, è passata anche la nostra magnifica vita. Piangi, piangi pure, noi non siamo in via Veneto e forse questo è il nostro ultimo ballo. Zaidi, Zaidi, jasno sonce, Zaidi, donne, nessuna tu. A Sarajevo 200.000 donne e nessuna tu. In Europa 200 milioni di donne e nessuna tu. Nel mondo 2 miliardi di donne e nessuna tu, nessuna tu. Incontri d'amore al leone, come avremmo potuto invecchiare magnificamente tu ed io senza questa follia nazionalista slavo meridionale. Ed invece di tutta la nostra vita sono rimasti solo questi nostri tristi incontri d'amore al cimitero del leone. Voglio dirti quando sono più felice in questa mia infelicità, quando al cimitero mi coglie la pioggia. Mi piace da morire inzupparmi insieme a te. Tuoi delizia
testo ancora jugoslavo, Josefina Dautbegovic, il modo per guarire dall'osso morto. Si trova sempre uno stupido che afferra uno stravecchio osso morto. Si trova sempre uno stupido che afferra uno stravecchio osso morto. E non se lo leva di mano. Se lo porta dietro e lo agita sotto il naso della gente. Lo agita sotto il naso della gente. Vuole dimostrare, convincere. Così iniziano tutti i conflitti della civiltà e altri orrori. Alcuni si accorgono in tempo che c'è qualcosa che non va e girano la testa dall'altra parte, come se ciò non li riguardasse. Ma prima che gli altri si ricordino che non riguarda nemmeno loro, è ormai tardi. La maggioranza ha boccato ancora e tutto finisce nuovamente con altre ossa morte. Dopo di ciò regna il caos e la lotta per un nuovo ordine, finché non si desta un altro simile, stupido. Tutto questo è sospetto, le ossa morte, gli amori morti, una lettera morta sulla carta, persino il mar morto. Ecco perché bisogna in ogni caso stare attenti e portare sempre con sé una spina di biancospino, un ramo di biancospino, una corona di biancospino. Così, un grande omaggio alla Bosnia-Herzegovina e alla Sarajevo degli amanti che non si arrende. Adesso andiamo a due altre poete. Presentiamo prima una e poi l'altra, ma della stessa area geografica, la Siria e il Libano. La prima, Ethel Adnan, di padre siriano musulmano e madre cristiana ortodossa di origine greca, vive da diverso tempo tra Parigi e Los Angeles, è una grande poeta della guerra, cioè una grande poeta contro la guerra. Il nostro pensiero va alla Siria di oggi, ai tiranni che non vogliono tirarsi dietro e anche ai tiranni democratici, anche loro molto legati alla loro poltrona. Ethel Adnan è questa poeta, nata a Beirut nel 25. Essere in tempo di guerra è il testo che leggeremo. Non dire niente, non fare niente, segnare il tempo, piegarsi, raddrizzarsi, rimproverarsi, mettersi dritto, andare alla finestra, cambiare idea lungo la strada, tornare alla sedia, rialzarsi, andare in bagno, chiudere la porta, poi aprire la porta, andare in cucina, non mangiare o bere, tornare al tavolo, annoiarsi, fare qualche passo sul tappeto, andare vicino al camino, guardarlo, trovarlo noioso, andare a sinistra verso la porta d'ingresso, tornare in camera, esitare, proseguire solo un po', appena appena fermarsi, tirare il lato destro della tenda, poi l'altro lato, fissare il muro, guardare l'orologio da polso, l'orologio, la sveglia, ascoltare il ticchettio, pensarci, guardare di nuovo, andare al rubinetto, aprire il frigorifero, chiuderlo, aprire la porta, avere freddo, chiudere la porta, avere fame, aspettare, aspettare che sia ora di cena, andare in cucina, riaprire il frigo, tirar fuori il formaggio, aprire il cassetto, prendere un coltello, prendere il formaggio ed entrare in sala da pranzo, poggiare il piatto sul tavolo, apparecchiare la tavola per uno, sedersi, tagliare il formaggio in quattro porzioni, prenderne un pezzo, introdurre il formaggio in bocca, masticare e ingoiare, dimenticare di ingoiare, sognare ad occhi aperti, masticare di nuovo, tornare in cucina, pulirsi la bocca, lavarsi le mani, asciugarle, rimettere il formaggio in frigo, chiudere quella porta, lasciare andare il giorno, ascoltare la radio, spegnerla, camminare un po', pensare, smettere di pensare, cercare la chiave, riflettere, non fare niente, rimpiangere il passare del tempo, trovare una soluzione, aver voglia di andare alla spiaggia, dire che il sole sta per tramontare, affrettarsi, prendere la chiave, aprire lo sportello della macchina, sedersi, richiudere lo sportello, inserire la chiave, girarla, scaldare il motore,
ascoltare, assicurarsi che non ci sia nessuno in giro, fare retromarcia, andare avanti, svoltare a destra, poi a sinistra, andare dritto, seguire la strada, prendere una serie di curve, guidare lungo la costa, guardare l'oceano, ammirarlo, sentirsi felici, salire sulla collina, raggiungere l'altro versante, poi andare dritto, fermarsi, assicurarsi che l'oceano non sia sparito, sentirsi fortunati, spegnere il motore, aprire lo sportello, uscire, chiudere lo sportello, guardare dritto davanti, apprezzare la brezza, avanzare nell'onde, svegliarsi, stiracchiarsi, uscire dal letto, vestirsi, trascinarsi fino alla finestra, restare estasiati dalla bellezza del giardino, osservare la qualità della luce, distinguere le rose dai giacinti, chiedersi se la notte ha piovuto, stabilire un contatto con la montagna, notarne il colore, vedere se le nuvole si muovono, fermarsi, andare in cucina, macinare un po' di caffè, accendere il gas, scaldare l'acqua, ascoltarla bollire, fare il caffè, spegnere il gas, versare il caffè, decidere di prenderlo con un po' di latte, prendere la bottiglia, versare il latte nel recipiente di alluminio, scaldarlo, fare attenzione, versarlo, mescolare il caffè col latte, sentirne il calore, portare la tazza alla bocca, bere, bere di nuovo, affrontare i lavori del giorno, alzarsi, andare in cucina, tornare indietro, accendere la radio, alzare il volume, sentire che è iniziata la guerra, iniziata la guerra, iniziata la guerra, iniziata la guerra. La prossima poeta che vi presentiamo si chiama Maram Al-Masri ed è una poeta siriana che vive da più di 20 anni ormai in Francia. Ed è una donna molto conosciuta, non tradotta ovunque, ma in molti posti. I testi che noi abbiamo scelto vengono dall'ultima raccolta che è stata tradotta in Italia, si chiama Anime Scalze, e ci permette di parlare di un'altra forma di guerra, che è la guerra contro le donne, questa guerra quotidiana che avviene ovunque nel mondo e che ha la sua punta proprio finale, massima, nel femminicidio, ma che si manifesta poi in moltissime forme di violenza. Possono essere la violenza fisica, quella sessuale, ma anche quella psicologica ed economica. E la violenza maschile contro le donne è la principale causa di morte o di infermità anche in Europa, anche in Italia, tra le donne tra i 16 e i 60 anni. Questi sono dati rilevati da studi della Comunità Europea. Bene, i testi che vi presentiamo sono dei piccoli ritratti poetici di donne che Maram ha incontrato nei centri antiviolenza di Parigi. E c'è poi una coda finale, che è un testo inedito, che Maram ha appena scritto da poco tempo, dedicato a questo massacro che c'è nato in questo momento in Siria. Ricordiamo sempre in questa occasione Shakespeare. Noi siamo venuti su terra per tagliare la testa ai tiranni. Maram Al-Masri, da Anime Scalze. Aminatà. Madre Diatou, padre Samba, nata in Senegal, età 45 anni, professione cuoca. Diceva, indicando quello che c'è tra le gambe: qui un dolore vivo che sanguina, che grida, che piange, racconta la storia della sofferenza e dell'ingiustizia. L'hanno tagliata pezzo dopo pezzo, le hanno cucito la bocca affinché notte dopo notte non gemesse. Hanno cantato, hanno ballato, hanno lanciato i loro yu-yu di gioia. Hanno detto con fierezza: abbiamo tagliato la testa di Satana. Hanno fatto morire la donna in me. Mi hanno trasformata in un cadavere che cammina. Anne. Madre Jeannette, padre Pierre Jean, nata a Lorient, età 35 anni, professione nessuna. Quando entrammo nella nostra nuova casa, la nostra relazione cominciò a deteriorarsi. Non riusciva a credere di esserne il proprietario. Era invaso da un senso di superiorità. Ai suoi occhi ero diventata
Niente. Hai rotto il pavimento? Non ho rotto niente. Sì, l'hai scheggiato. Dove? Lui mi ha messo la mano sulla testa e mi ha incollata al pavimento. Là. Mi sono accasciata con tutte le madri che sono, con tutte le donne che sono, tutte le ragazze che sono stata, chiudendo gli occhi, il viso contro la fessura, per raccogliere con le ciglia il sale delle mie lacrime infrante. Sonia. Madre Jacqueline, padre François, età 29 anni, professione nessuna, domicilio Montreuil. Comincio ad aver paura di restare in casa quando c'è lui. Il soffio del suo respiro mi fa tremare. Ad ogni istante si può svegliare per irrigare la pianta della mia paura con le gocce della sua saliva. Lui, il gigante che protegge le porte della caverna affinché il sogno non possa fuggire con le scarpette di satin rosse. Fermo immagine. L'avete visto? L'avete visto? Portava il suo bambino in braccio. Portava il suo bambino in braccio. Camminava con passo regale. Camminava con passo la regale. Testa alta, la schiena alta, dritta. La schiena dritta. Quanto sarebbe stato felice, quanto sarebbe stato fiero, felice, il, fiero bambino, il bambino d'essere portato così in braccio a suo padre, se solamente fosse stato vivo. Veramente un grande pensiero ad Aleppo e a Damasco, un pensiero forte, un pensiero che è con le donne e gli uomini che vivono rivoluzioni involute e i drammi della tirannia. Adesso una sezione finale con alcuni miei testi sui quali abbiamo lavorato insieme a Adriana. Cominciamo con delle quartine di endecasillabi a rima incrociata, quindi in quattro versi poter dire qualcosa, non tutto, qualcosa, chiudere un pensiero. Sono quartine, 10, quelle che abbiamo scelto, che parlano di poetica, la prima e la decima. Come nasce in me, nel caso specifico, occorre ogni tanto parlare di un io, anche se l'io, come scrive Gadda, è il più lurido di tutti i pronomi. Un io particolare che si mette in gioco con tutte le sue mancanze. Prima e decima quartina dicono di poetica nell'io di un corpo che scrive. E poi luoghi, Rieti e Sarajevo. Rieti è la mia città d'origine, quella che con un certo, così, con una certa superbia mal riposta si dice l'ombelico d'Italia, il cuore di questo paese, di questo non paese forse. E quindi un tentativo di lettura di questa città. In Rieti i miei genitori, mio padre in particolare, che non c'è più e che mi saluta appeso alla finestra mentre parto per l'esperienza in Bosnia-Herzegovina. Incastrate tra Rieti e Sarajevo delle quartine dedicate allo scontro tra Oriente e Occidente, uno scontro falso. C'è una unità del sapere, delle pratiche politiche talmente simile che c'è quasi da vergognarsi di questo ennesimo dualismo. Qui l'Occidente pianta i confini del suo potere fino a un estremo talmente lontano che non c'è più nulla da conquistare. Questo segna il suo fine e la sua fine.
Se scrivo è nelle pause del pensiero, quando i morti risalgono dal fondo, versandomi nel cuore marcio siero di cui mi nutro per tornare al mondo. Rieti, ricordo di domeniche deluse nel freddo inanimato del viale, di canti della messa e di recluse feroce arrotolate sotto l'ale. Rieti, con i miei vecchi sandali menesco per vie piovose in pieno luglio a Rieti, città nepente, e come un fiume io cresco, verde velino preso nelle reti. L'Occidente in analisi distende il suo frigido corpo da un confine all'altro del pianeta e pianta le sue tende ovunque per segnare la sua fine. Sculte di bombardieri, scie nei cieli, occhio per occhio, futile abominio, dilacerato raso, accesi veli, voli di morte in lacci di carminio. Dicono guerra, dicono tramonto, e che mio padre non sta bene, aggiungono. Io non credo e rispondo, non c'è sconto, e pagherete tutti, e fino all'ultimo. Rieti, mio padre, appeso bianco alla finestra, saluta con la mano e con gli occhietti. Lo guardo mentre parto e la mia destra si chiude a pugno e tiene i cuori stretti. Sarajevo. È come intabarrata la città nel fumo rugginoso che s'avvolge, d'ombre che magre vanno, è un al di là perduto, questa conca eco di bolge. Sarajevo. Qui l'Oriente s'arrocca e l'Occidente, da zingari maligni minacciato, ritarda la sua morte e lentamente dell'altrui sangue sporco lava il fato. È clandestina tutta la mia lingua, sottratta alla parola e fatta suora, che nel silenzio e al buio non s'estingua, ma pensi a come insorgere e qui e ora, ma pensi a come insorgere e qui e ora. Grazie. Ora un testo che dà il titolo a questo incontro, Rictus delle verità sociali, di cui forse riterrete poco, è un rictus, è un qualcosa che vuole uscire e non riesce a farlo, è un ringhio mal riposto, scomposto, è suono inarticolato a cui si tenta di dare un ordine, è quello che Fortini diceva, no? Uomini, esseri umani, usciti di pianto in ragione, qui siamo ancora a metà strada, non più il pianto, non ancora la ragione, ma il ringhio, il rictus, il tentativo di, che è per forza scomposto. Sono quadri di vicende, di tragedie dell'Italia ad oggi e di altri luoghi, sono strofe, forse lasse, strofe informi, di sette versi, sette più sette più una parola finale isolata, lasciata quasi a vivere, ad ergersi alla fine di questo primo incontro. Sono sette strofe, sette lasse, introdotte da una quartina, sempre di endecasillabi, a rima incrociata. Alternata, scusate. Io a questo testo ho deciso di associare
un canto di Pietro Gori, appunto, Le verità sociali, di cui si parlava all'inizio della serata. Questo canto è Addio Lugano Bella, che come saprete è un canto appunto della fine dell'Ottocento, del 1895, e che invece io di recente ho scoperto essere stato applicato come testo ad una melodia preesistente, come accade spessissimo nel canto sociale e anche nel canto popolare. È proprio una pratica comune riutilizzare delle arie conosciute per proporre nuovi significati. E la canzone che lui utilizzò si chiamava Addio Sanremo Bella. Io questo non lo sapevo, qui in Liguria mi sembra una bella cosa da dire. Rictus delle verità sociali, ammutolendo, annichilendo i miti, mi forzano leggende nel pensiero, lo frugano e trafiggono pentiti, lo sanano con rugginoso siero. Formazione del tempo da tregue, testolina di tempo che sbuca e intorno erba d'aria tersa come roccia bruca, di greve trasparenza al tatto di dita di raffi, di rebbi d'aria attorno al tempo, testolina che sbuca da tregue di intatte trincee di infanti, irrigiditi come il tempo appena riversa, tempo che pregno regna, tempo in cui avviene l'avvenuto e il tempo nuovo, tempo che si ristora d'ore sottratte al muoversi appena di muscoli mastini, nel tempo amico, nemico del tempo togato a caccia di negri, tempo inaccanita fuga nell'impossibile fuori massimo tempo. Temevo tu fossi il nemico, il tempo perfetto compiuto, ovvero l'altro io di Dio, nube incappucciata nel bieco cielo che l'orde bastanti sforna a salvarci dal circolo sfatto dell'eterno tremante. Temevo tu fossi il tempo degli ii provinciali finali e fittamente strasfottenti. Temevo tempo, tu fossi lista di nozze di cronici sposi d'amianto. Temevo tu fossi credo, tu fossi estirpata ruga da guancia di mondi profondissimi. Temevo tu fossi soffio a croci inchiodato con stimmate d'aria marchiate esangui, o divaricato costato farcito di cuori rettili, canto addomesticati livori e la fine del folklore, canto l'amnistiata memoria e il presente come sgarro di larva gravida, canto le bocche di chiodi e l'arsura dell'ombre mimate dai corpi, canto le pieghe del presente volse a rafforzarlo per farne indistruttibile eterno frammento, e canto un acquario di gatti e navi e veleni, canto l'aria di luci, di smegma, di lampi, di terre arrugiate ed orchi che ruotanti s'abbracciano mossi da meccaniche in piazze di statue molli colanti, dal piedistallo ai piedi nostri immischiati a fiamme d'asfalti bollenti, a fiumi di lumi vomici, canto dell'inchiodato Francesco Mastro Giovanni a un letto con cinghie di glacci avvitate ai muscoli, canto del sangue sgretolato fuori dal flusso per guerra santa di militi con spade come teppa di stato garrente, con botte versate giù in vena, stipate, ingozzate e a forza gonfiate di codici di pura verità, e canto di Stefano Cucchi spacciato, del figlio che piange pestato, spaccato per il suo bene, etiche scosse alle dita, cianotici, cirrotici, sputi di sbirri, figli del popolo puro, nella livida bocca che tace nascostamente sepolta da stato, che spinge le nuche a piegarsi serpenti a un dio con mocassini che serutta cattolici.
diabolico, tanto perché temevo tu fossi tempo perfettamente, infinitamente tagliato fuori dal flusso poderoso degli istanti, dall'onda che si pianta in petto come lama, come stupidi soldati, come duna avvolta dalle schiume dell'appiccicoso inverno di quaggiù, come cruna infetta, canto la falciata scintillanza della luce, baciando l'avvento delle notti stivate in fedi di sposi o ronde di amori, in corridoi di divinità mostranti, impregnati sessi di moquette che assorbe, femminicidi che padri attenti servono come forma d'amore estremo, come estremo perdono. Canto perché tossico, tossico è l'amore in me, per me tossico è l'io di tutti i giorni, fanfara di bave, baia d'asfalto solcata da flutti di cadaveri sferrati, sdraiati all'umido sole in riva al mare a disseccare, dalgheri pieni con perdite di succo di vita, cariche di doni approdano le bare tra sabbie e altari, e sciupio di nozze viventi, prestiti facili come gestire una morte d'allegro broker, sconfitto dalla storia e rassegnato al rigido silenzio di brividi in fretta, partiti a rifarsi una vita di vendetta oltre le madonne d'Eternit, infilate in ciminiere che lanciano di paci un gemito di serpenti. Mute di gravide rocce con cocci di feti che sporgono aguzzi e feriscono mani di levatrici ad estrarre da macerie i corpicini fittili e poi metterli in vasi e comporli in cune fastose di lutti, poi metterli muti nei nasi di teschi che ballano nel retro di cocchi canuti con bocche di preti arrovesciate con ingrembo facce di piccoli spietati a guardia di questo tempo in cui vale veramente la pena sfarsi e rassegnarsi, in cui vale veramente pentirsi e punirsi, in cui vale veramente convertirsi a credi che sanno di subita morte, che sanno di sputo. Eppur la nostra idea non è che idea d'amore. Anonimi compagni, amici che restate, le verità sociali da forti propagate, e questa è la vendetta che noi vi domandiamo, e questa è la vendetta che noi vi domandiamo. Banditi senza tregua, andrem di terra in terra a predicar la pace ed a bandir la guerra. La pace tra gli oppressi, la guerra gli oppressor. La pace tra gli oppressi. In un'insurrezione di guitti la guerra paranoidi. Assassinati dallo Stato, Francesco Mastrogiovanni nel Cilento, Stefano Cucchi e tante e tanti altri, dallo Stato italiano. Cani e canzion tonta, è un vecchio testo, Cani, quello che leggeremo adesso, che è in controcanto rispetto a un bellissimo testo di Vittorio Sereni, uno dei più grandi poeti del Novecento. Sereni scriveva in un brevissimo testo in versi: e presto delusi dalla preda,
gli squali che laggiù solcano il golfo presto tra loro si faranno a brani. Una speranza passiva, gli squali che laggiù solcano il golfo si sbraneranno, si uccideranno, si elimineranno tra di loro. Non è così invece in Cani, in questo testo. Purtroppo sono loro, sono gli squali a guardare dall'usciolino, noi sbranarci. In contrapposizione a questo testo, che appunto è molto forte, molto violento in qualche modo, io ho deciso di associare una ninna nanna che è tratta da un testo di García Lorca che si chiama appunto Canción Tonta. In questa ninna nanna c'è un dialogo tra una madre e il proprio figlio, anzi il figlio proprio che parla, che inizia il discorso, chiede alla mamma, e le dice: mamma, io voglio essere d'argento. E lei gli risponde: figlio mio, avrai molto freddo. Allora mamma, io voglio essere d'acqua. Figlio mio, avrai molto freddo. E che il figlio allora cambia domanda e dice: mamma, ricamami sul tuo cuscino. E lei gli risponde: questo lo faccio subito. Cani. Qui ammazzano i cani. È una casa matta del popolo, coi latrati appesi alle ringhiere. Qui l'aspetto del mattatoio è buono, la carnagione è rosea, i più mansueti mordono la gola degli altri, dapprima per scherzo, poi s'azzannano a vicenda, così che il carnefice, un uomo slanciato, spacciato, col volto che è una grande mascella, gli occhi minuscoli, il pelo abbondante sugli occhi, andatura da nuovo credente e una voce chioccia d'accenti obbedienti, così che questi neppure estrae gli spari dal fodero, apre con cautela l'usciolino, rassicura quel sangue, sfoggia inacidito un rutto e allegro s'avvia alla città, alla casamatta e ai margini, confluenza d'opposti fetori. Mamma, io quiero ser de plata, hijo, tendrás mucho frío. Poi giungerà un furgone a tritare quel mucchio e i cani diverranno farcitura con rito di beccai per nozze celesti, mentre all'intorno una ronda, un furore d'armati misura la notte. In tre soli al mondo fracassano i lampioni e il plenilunio. Mamma, io quiero ser. Si ritirano nel bunker a latrare, a sgrassare il pavimento dalla sugna e dall'ossa, a raschiare le pareti, a rimbiancarle fino al mattino. Quando si stendono ad ascoltare il nuovo carico e gridano la fuga è un diritto e si spingono col gomito come comici. Ora mismo. Adesso passiamo a un testo ligure. Stiamo avviandoci alla fine. Che è l'ultimo, così glielo diciamo, magari si riprendono un po' dallo shock. Questo testo si intitola Appunti per cartoline liguri di Nuovo Conio. Una linea ligure è stata egemone nel Novecento della poesia italiana. Grandissimi, da Sbarbaro a Montale, a Boine, Ceccardo, Roccatagliata, Ceccardi. Una Liguria di bossi ligustri da canti, come scrive Montale. Ma il primo Montale, l'ultimo, cominciava a prendere coscienza della devastazione portata dalla modernità, dalla falsa modernità che distrugge in pochi decenni quello che
millenni erano riusciti a costruire con fatica di donne e di uomini, con schiene curve ma mai assoggettate. Qui si tenta di leggere un paesaggio, quello ligure appunto, in alcune strofe di 5 versi ciascuna, immagini colte per lo più da un treno in corsa, da qui, dalla Spezia a Ventimiglia, con fatica, immagini strane, non della Liguria oleografica ovviamente, la Liguria del Tardo Montale, ma anche la Liguria dei veleni di Cogoleto, la Stoppani, dell'Ilva, è la Liguria di Taranto, è la Liguria di Taranto e dei veleni che l'industrialismo esasperato ha immesso nei nostri corpi, tumori, cancri nella pelle, negli occhi, nel cuore delle persone, donne e di uomini, degli operai e operaie e della gente che vive attorno a questi luoghi di inferno. Progresso? No, il progresso è la morte, scrisse Gennaro Sasso parlando di Lucrezia, del Dererum Natura. A questo testo faccio precedere una breve citazione di Giorgio Agamben da un vecchio articolo che trovo sempre splendido, dal titolo Qui tutto passa senza mai avvenire. A questo nostro ultimo testo io ho associato solo una strofe, sono 4 versi di un canto di un compositore greco, Manos Adidakis, che scrisse nel 74 questa canzone che fece poi da colonna sonora ad un film di un regista jugoslavo. Un film che fece molto scalpore, il Sweet Movie, perché parlava di sessualità e giocava, no, con gli stereotipi, con i tabù. E l'ho scelto perché l'adattamento in italiano di questo canto venne fatto da Pasolini e dalla Dacia Maraini assieme, e che Pasolini poi volle veramente tradurre, cioè lavorò molto per poter permettere agli italiani di vedere questo film che venne censurato, insomma una vita abbastanza complicata. E ho scelto una strofa che parla della memoria, di come secondo me anche noi siamo ridotti in termini di memoria. Appunti per cartoline liguri di nuovo conio. Il tempo erode il tempo, esradica il tempio d'Eros Moloch, l'opera che tossica dismissiona le ciminiere d'amianto e i fanghi che passano di mano in mano a mani nude e cariate nel tempio del tempo. Perché certo niente è oggi più triste dell'affanno con cui, nella generale miseria, ciascuno nel momento stesso in cui denuncia indignato le responsabilità dei contemporanei, tenta di distinguere la propria posizione ed allegare per essa eccezioni e giustificazioni. Come Benjamin aveva notato più di 60 anni fa per la Germania della grande inflazione, il desiderio di salvare il proprio prestigio personale conduce qui a rinunciare alla sola lucidità cui si poteva ragionevolmente pretendere, cioè a quella di sottrarsi attraverso la coscienza della propria coscienza e impotenza e dei propri condizionamenti all'universale accecamento. Le energie umane sono sempre nella loro radice energie collettive, e chi ne denuncia l'impoverimento deve sapere di star parlando innanzitutto della propria indigenza. Non meno triste e diffuso è però l'atteggiamento del conformista che rinuncia a esercitare il giudizio sul proprio tempo, o quello della canaglia che sa di poter contare sulla miseria altrui per giustificare la propria.
tra volute di mute di ghiacci, d'attività spacciate, mischiano Campari e Sherry Slot nel barettino, mentre guardano un cane che passeggia con bimbetta a correr dietro tra paltaglie e gambotte in ballerine d'argento tra rotaie. Fanghi di ponente a mucchi ritrovati da commissioni sapienti in dismissioni, a tonnellate, a catervate, accumulate in tumuli di silos implosi che una manina ha schiacciato come interrate sfere. Fuochi del crepitio di torri rauchi, del rotolio di teschi giù dal cielo, col vento che li arriccia e poi colpisce la schiena dritta di chi svettava immane e ora si inclina in un crepuscolo violento. Nonostante la piena leggerezza, gli inganni si insediano tra il corpo e l'ombra come cucita fortuna dentro un sesso gonfio per smisurate chimiche raccolte nelle visioni scaricate. Bocce del venerdì, fanghi di rene, coppie di sfigati in carrozzine si rincorrono tra ruggine di tuffi e specchi rotti da immagini, esitano a ricomporsi come rive che s'allontanano o ferite rinnovate dagli sguardi. Il più umano crollerà con più frastuono, con più sangue chi s'attarda crollerà. Noi che aspettammo il corno dell'inizio, ora ci confondiamo con la fine, senza che niente sia accaduto veramente. Pianto il muro che resiste, ultimo barlume del tempio che un tempo garriva di riti decatombi e barriva e che ora tace perché le orde laiche l'hanno disfatto tanto. Veniamo giù in un lampo, sputiamo bocche con denti e ferri corti e poi giù a terra come rastrellate marionette o esserini che in tuta nuda e maschere da schiavi ci portano a smaltirci in convegni. Nostro posto, container dalla Cina e porticcioli, la leggerezza naviga, ci sposta e smista, ci fa sentire nuvole di polvere d'amianto e fango o tango che accenniamo appostati sui tetti come sniper democratici. Congedo, avviati alla fine, verso la fine del connivente canto e della vita, avvolgiti nel desiderio cronico e va dicendo a Eros Moloch quanto sia vile il corpo e il cor che pompa muco. I ragazzi giù nel campo non posseggono memoria, perciò vendono gli antenati, poi son presi da tristezza. Da dentro casse fragili so del soffio dell'idolo trafugato. D'ora in poi il rito consisterà nell'estrarlo dall'arca e una volta all'anno rianimarlo a una folla esporlo di schiavi in croce. Li arringa l'idolo e uno dopo l'altro li fende nel costato con lingua d'amante. Acre, fiele, sgorga e irriga. Tra le donne che fanno legna ai piedi delle croci c'è mia madre con me in braccio ridente. So che aspre genti governano il presente. Sopravvissuti tutti più o meno. Grazie.
Noi vorremmo lasciarvi con un canto, però, perché non è ancora finita, vi torturiamo ancora per credo 2 minuti circa. Intanto perché il canto implica il respiro comune, per questo per me è importantissimo, sarebbe bene ricominciare a cantare un po' tutti, non solo chi così, chi più o meno pensa di saperlo fare, ma anche chi pensa di non saperlo fare ne troverebbe, secondo me, altri significati, perché appunto cantare insieme ad altri implica che devi ascoltare l'altro, è un lavoro assolutamente paritario, orizzontale. E soltanto dall'unione, no? Delle voci esce qualcosa che alla fine crea degli armonici, no? Crea tra l'altro un benessere anche per chi lo fa, ma al di là di questi miei deliri sul canto. E vi lasciamo con un ultimo canto sociale, quindi un canto di rivendicazione politica e di vita. Ed è un canto che appartiene al repertorio delle mondine. E come spesso accadeva, come dicevo prima, sia nel canto sociale, appunto politico, che nel canto popolare, si riprendevano melodie, si cambiavano testi, si riadattavano all'esigenza del momento. Questo canto, che si chiama Noi vogliamo l'eguaglianza, è un canto che mescola due canzoni precedenti diverse. È un canto anarchico che si chiamava Amore ribelle, sempre di Pietro Gori, che ne ha scritti veramente un'infinità, è del 1899. E poi un canto che si chiama La Lega, ma è anche conosciuto come Sebbene siamo donne, insomma è uno dei canti delle mondine più noti, che si rifaceva ovviamente alle lotte agrarie dei primi del Novecento. La cosa che mi interessa molto di questo canto è che le donne lo hanno rigirato a proprio uso e consumo, diciamo, e ne hanno cambiato anche il genere, che è una cosa importante che tuttora si continua a dimenticare, no? Possiamo essere 80 donne o un uomo e si parla ancora al maschile. Invece queste donne hanno deciso di cantare un canto che era un canto politico precedente e di girarlo al femminile, perché in quanto donne lo cantavano. Noi vogliamo l'eguaglianza, siamo chiamate malfattore, ma noi siamo lavoratore che i padroni non vogliamo. E giù la schiavitù, vogliamo la libertà. Siamo lavoratore, e giù la schiavitù, vogliamo la libertà. Siamo lavoratore, vogliamo la libertà. E noi donne sventoliamo le bandiere insanguinate e fare libertà. Siamo lavoratore, e giù la schiavitù, vogliamo la libertà. Siamo lavoratore, vogliamo la libertà. E ancor ben che siamo donne, noi paura non abbiamo per la schiavitù, vogliamo la libertà. Siamo lavoratore, e giù la schiavitù, vogliamo la libertà. Siamo lavoratore, vogliamo la libertà. Grazie. Grazie della pazienza. Grazie a voi tutti per aver resistito fino alla fine. Non è comune resistere alla poesia. Non si sa se è il fascino o la pesantezza. Basta.